for you. Please, nice to meet you. Bye, Charlie 3. Hi. Just doing my daily paying it forward. Avoid the Altair system. Big time. Perché mi chiami Charlie 3? Ah, ok. So you're the third Charlie I've met today. Nice to meet you. Fermi uno per la strada. Ehi, Pippo! Ma io non mi chiamo Pippo. Fa niente, io ti chiamo Pippo perché oggi mi va così. Sure. So, I'm doing my rounds, pick up supply drops, and I grab into the Altair system. Oh boy! Spacers! All over the damn place there. Distress call, yammering non-stop. Something big's going down there, and all of us with no skin in the game? Best we just give it a wide berth. Am I right? Cioè, vi giuro che anche qua sta facendo i 79 frame. Non c'è niente. Non ne sta facendo 760, anche perché io ho disabilitato il V-Sync, visto che tanto sta sempre sotto. Sta sempre sotto i 144 del monitor, quindi dicevo, c'è il G-Sync che funziona, tolgo il V-Sync, no? Cioè, e quindi, per esempio, quando c'è stata la sequenza, quella, quando abbiamo preso mano il manufatto, che tra l'altro mi sono un po' preoccupato perché ho dovuto riguardare il video, lì è arrivato a 1500 rotti frame. Allora, mi ero preoccupato nel senso che non volevo che magari ci fossero degli effetti tipo... righe, robe così magari nella registrazione perché, non, perché la, ovviamente la registrazione è a 60, non è a 1500. Però dico, vabbè, lì 1500 e qui? Perché 79? Che non c'è un cazzo, cioè, cosa c'è qui? Ma è ottimizzato. Cosa diceva la richiesta? Penso che, non so se c'è un limite di tempo. In Baldur's Gate 3 ci sono i limiti di tempo. Che io sappia. Perché sta andando per i fatti suoi? Io ho le mani sono qua. Cosa sto facendo? Vabbè, allora vediamo un attimo. Mercanti, mi ha detto che gli spazianti sono molto... Ma perché spazianti? Cioè, spaziante non è colui che fa spazio. Nel senso, sposta le cose. Non lo so, in italiano dico, boh. Magari mi sbaglio io, eh. Ok, questo qua. Niente, raggiungi... Krut. Nave precipitata. Sistema Anarion. Ma io dico anche qua, se io faccio indietro con la rotella, perché non mi fa vedere un zoom all'indietro della zona? Boh. Ecco, un'altra cosa fastidiosa della Bethesda, molto fastidiosa per conto mio, è che loro fanno sempre conto che ci sono frotte di modder che sistemano quello che loro non sistemano di loro, no? Cioè, loro si sono abituati così. Io personalmente, ve lo dico, potesse fallire, festeggerei, perché sono proprio... si comportano in una maniera terrificante per me, per la mia etica, per la mia morale, fanno schifo. Cioè, non so. Loro si abituano, no? Che tutti i modder vanno lì, pezzano il gioco, gli sistemano l'interfaccia, gli sistemano quello, gli sistemano le texture. E loro fanno il minimo, no? Fanno il minimo, tutto bene, tutto giusto così. Cioè, questo già non è un comportamento deplorevole, diciamo. Vabbè.
Qua invece si vede che dobbiamo fare una scenetta nello spazio. Infatti c'è già dei mod sull'interfaccia. Invece di sforzarsi loro, lo lasciano fare gratis agli altri, no? E questo è il discorso. A volte ti fa, ti lascia atterrare direttamente da... This is bad. Try suit walking on the exterior of the military ship during maneuvers. Perché lì mi ha dato problemi qua, no? L'indicatore arancio che cos'è? Stavo dicendo, questo Federico diceva appunto che ci sono comunque dei giochi che anche a distanza di anni rimangono comunque con delle prestazioni discutibili. Un esempio è Crysis, poi lui ha menzionato, mi sembra, anche Witcher 3, però su Witcher 3 non sono d'accordo, perché quando poi ho cambiato anche la scheda video era migliorata le prestazioni. Poi che altro aveva menzionato? Qualcos'altro. Per posizionare un radiofaro? Cosa qua era avamposto, cosa vuol dire? Impossibile di posizionare avamposto e condizioni. Adesso non me lo fa vedere più. Estremi pianeti richiedono un... Ma poi lasciarlo scritto. È questo che magari mi fa andare giù. Sì. Ok, gas tossico. Danno polmonare, oddio. Tosse. Ma quella icona lì c'è un giallo. Ah, forse quello è un avviso sull'ossigeno, ma quella cosa arancia mi dice che cos'è? Coso tossico? Ma non spiegano un cazzo. C'è Baldur's Gate 3 che ogni cosa è super descritta, quando fai la missione continua a aggiornare il log con tanti dettagli, qua proprio nulla. Tanto vendono lo stesso, quindi ne frega loro. Casualmente lui è vivo, potevamo venire qui tra 10 miliardi di anni. Oh, hey. Hey. And here I thought you were some pirate coming back to kill me. Lucky me, right? You see, I laugh, but I'm on a lot of meds. Kinda just mellows everything. Don't make things worse than they already are for this poor man. Oh, mamma mia. I was so terrified when I got pulled. Non si può drammatizzare, non lo... There it was all. Sorry, brother. I'll get us out of this. Trust me. Un po' di senso dell'umorismo, eh? Niente, abbiamo perso punti e adesso non riusciamo a portarcela a letto. Not what you and I would call a plan, necessarily.
Oh, I'm getting to that. He tells me we need to start pretending to fight each other. Trick the pirates into thinking they need to come in before one of us gets killed. I just remember him shouting, "This kid is a killer. How am I supposed to defend myself against these pearly whites? He's gonna bite my face off." I mean, I didn't think it would work, but they came in. All of a sudden, we were wrestling with two of them. Barrett reached for one of their guns. Bingo. Blasted the pilot right in the back. Through to the flight console. And dropped orbit like a rock off a high rise. I blacked out. And when I came to, there he was, smiling like it was just another day on the job. You missed the fun part, Heller. I mean, I go through all the trouble of saving your butt, and you weren't even awake to notice. Then he did the little finger gun thing. La nostra tosse. Oh yeah. Probably should have talked about that first. Did I mention I'm on a lot of painkillers? So, I was real excited when a ship showed up. Then, less excited when I realized it was a Crimson Fleet ship. And then, really, really less excited when Barrett said, "It's okay, I got this." He mumbled something to him, and then they were all gone. I was drifting in and out, but yeah, I think so. Got a signal from the ship before they grav jumped. Guessing it was Barrett. Haven't really been in a good space to have a listen. Here you go. Hey, I should come with you, right? I don't think anyone else is coming. Alla Argos. I think Argos is probably gonna write this whole thing off. Plus, I'm 90% sure working for you would be safer. I hope. Yeah, just don't ask me to operate any heavy machinery for a while. Give me a minute. I think the worst of it is... Yeah, I'll be all right. I'll be all right. Ready to wisecrack with the best of them. Let me know when you want to head out. Opzionale, recluta lui. Still think there might be a spot. Geologia, ingegneria, avamposti. You bet. I've worked on enough remote outposts that I know a thing or two about optimizing them for material production. And if you're in the market for a mining buddy, I'm your guy. Phew, oh, I'm glad to hear you say that. For a second there, I thought you were gonna leave me behind. What's on the agenda today? Non so cosa succede nel momento in cui... L'equipaggio si può assegnare a una nave atterrata. Nessuna assegnazione. Se è atterrata, sì. Siamo atterrati. You got it. Catch you on the flip side, boss. Thanks for letting me tag along. Ascolto la trasmissione Emergenza 2. Oro.
Giacimento d'oro. A parte che qua non ce l'abbiamo. Dobbiamo usare questo, no? Penso. Il recisore. Stazione bevanda vuota, letto di salmone. Ma possiamo entrare nell'astronave o? Non sembra. Allora. Mostra tutti gli indicatori. Ok. Ascolta la trasmissione di emergenza 2. E dove sta la trasmissione di emergenza? Cassaforte. Cassaforte qua. Ah no, media. Ah, ah, che casino, che così qua. Onestamente mi fa un po' stare voglia di usarlo. È un po' più complicato del solito le cose. Anche qui come si fa? Ascolta la trasmissione emergenza 2. Devo mollare un po' di materiali, appena possibile. What's next on the agenda? I was starting to think you forgot about saving me. Saving the galaxy. Saving. All right. Bye for now. Universe. Nice to see you. Ce la possiamo arrivati qua? È un disturbo, usa rimedio corrispondente per curarlo. Nell'inventario cerchi oggetti della categoria provviste con le icone che corrispondono al disturbo. Allora, vediamo un attimo. Cioè, tutti? O no? Non c'entra niente. Devo guardare quello che c'è scritto sopra, terapia? Nessuno ha quello. C'è la salute in generale, ma... Vabbè, notte. È questo?
causing trouble. Isn't that just fighting back? Hey, pilot, could you move your arm a little bit to the left? I can't make out the console. Don't move. He's trying to figure out our destination, probably transmitting this conversation right now while we're still in orbit. Well, yeah, thought I was making that pretty obvious. Okay, okay, put the gun down. I'm done. See? My retinas are pointing away from the console and towards this lovely view of space we have out the window. Tie him up. Once we get back to the base, the fun starts. Cioè, quindi quando dice ascolta, io devo andare a vedere l'inventario. Adesso il terzo. Sì, ma da dove è spuntata quella fare lì? C'era la tua Heller, io non me ne sono accorto, ero solo al pensiero, non ho capito. Da dove è spuntato quell'affare qua? Massa 168. Allora, vediamo un attimo, che tra l'altro c'era la stazione di ricerca. Non c'è un inventario qua. Che tra l'altro mi sembrava che dicesse di controllare quando ho fatto la mappa, non è la prima volta che dice controlla l'inventario della tua nave. E dove sarebbe l'inventario della mia nave? No. I'm doing an oral history of Constellation's most decorated. Non so. Oh, stazione di ricerca, ok, questi sono i due babbei. Lì c'è la brandina. Qua, boh. Non. Qua c'è un tavolo, qua. Qua c'è il bagno. Bar e tavola personale 2. Well, hey there, irate pirates. Looks like you finally did it. Boarded my ship, scrapped my bot, ripped those beautiful brown eyes out of my adorably cherubic face. And then you discovered. The guy you had pegged as a treasure hunter doesn't actually have any treasure. Not anymore. It's true. I may have had a pricey trinket or two when I evaded your sorry asses at Kumazi, but brother had to buy fuel. So you get nothing, except my ghost. Because I am gonna haunt your asses till the end of your days. Which, for a Crimson Fleet pirate, is about, what, another week? If you're overloaded, we should stop and prioritize what we're carrying. E B aspetta così. Ok, possiamo. Così possiamo stare. 72 ore è successo. qui non c'è nessun magazzino, qui non c'è nessun magazzino, qui nemmeno. Ma dove cavolo sarebbe che controlla l'inventario della tua nave? È sotto magari? È qui? Non direi. Ma perché così? Boh, qui non c'è niente. Cioè, boh. Qui niente, qui niente, qui niente, qui niente. Console di navigazione. Ok. Vabbè, è la stessa cosa come andare alla stazione di ricerca. Qui c'è un portello, si chiude. Oh. Sì. Vai, vai, aprilo. Qui non c'è niente.
Mi direi che non c'è niente, c'è un console qua. Qua? Parti di nave, cosa vuol dire parti di nave? Trasferisci. Varia, cos'è? Digipic. Boh, io questo lavoro raccolta, boh, vale un po' di soldi, ma non so cosa serve. Risorse. Posso evidenziarle tutte in un colpo? No. No, qui deposita ogni risorsa. Ok. 111, buono. Munizioni, caschi. Vabbè. Intanto ci siamo svuotati comunque un po', quindi va bene, alleluia. Dopo 100 anni. Allora. Livello 10. Cioè alla fine il consumo carburante. Ah, ciao Boom. Ciao Evi. Dice da una parte c'è l'inventario della nave e a destra c'è l'armadietto del capitano. Cos'è che cambia con l'armadietto del capitano? È solo un inventario aggiuntivo? Consumo carburante. A questo punto non credo che noi dobbiamo caricare il carburante, ma è semplicemente il range massimo, credo di capire, no? Vuol dire che quello è il range entro cui, cioè, se devi andare più lontano devi avere un'altra nave, insomma. Armadietto vale 40. Parla della massa che può vale sempre della massa? Però mi dà l'impressione che forse è un po' alto di livello. Aspetta un attimo. Qua? L'astronomo erudito. Ah, ok, massa 40, sì. E questo? Cioè se lo prendo, Walt Whitman. Vabbè, se non sbaglio ero un naturalista questo. Questo?
Non fa nulla. Vabbè. Aspetta un attimo. Noi siamo a livello 5, qua dice che livello 10, non è che mi sembra un po' un problema. Hello. Need me to help out with some mining anywhere? Qua stanno sparando. Livello 10. Tipo qua, 46 frame. Secondo una logica dovrebbe... Allora... Come, non ho munizioni? Allora, se le ho comprate le 77 mm, cosa... le 7... Cioè, Evil, ci sei? Ma io prima di partire ho comprato anche altre munizioni, le ho prese, le... c'eri anche tu, no? Quando le ho prese. In più le ho prese anche, ancora prima di partire con l'astronave. A meno che non la riversate... Ma io ho scritto solo... Ma Texul dov'è qua? Ma... Qui ho detto di cambiare, cioè di spostare solo le risorse. Dov'è che avevo fatto? Qua? Ah no. Cioè le risorse sono le risorse, tungsteno. Dove sono finite queste proiettili? E poi... Cioè c'è da notare che in caso... Ah. Non è che sono, le ho vendute. Le ho vendute allora, non le ho cioè non le ho acquistate. Ma che palle. Forse sbadatamente le ho vendute. Qui comunque non si può fare niente se non prendiamo delle munizioni. Sai cosa dovevo aver fatto? Dovevo aver venduta sbadatamente, perché l'inventario fa schifo. E siccome l'interfaccia fa schifo, non è così chiara, no? Come facciamo a tornare là? Ecco, una domanda, una cosa che mi sono chiesto io questo. Se voglio tornare sui pianeti, qua per esempio, come faccio a uscire da questa cosa? No, non l'ho ancora messo. Pubblicità Garnier. Oh, ce n'è sempre una. Dimmi quando è finita. Tu non hai il sistema. Tu non hai una galassia. Narion. Cheyenne, Alpha Centauri. Gagarin.